Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Questo video inizia dalla sera. Vado a struccarmi, ragazze, perché sembro un panda e adesso vado a provare i prodotti IMIM. Mi è stato inviato gentilmente dall'azienda IMIM un duo contorno occhi che adesso andremo a provare insieme. Quindi prima mi vado a struccare con il mio struccante bifasico, vado a togliere tutti i residui del trucco di quest'oggi e adesso andiamo a provare insieme questo duo contorno occhi che promette di ridurre le nostre rughe già dal primo utilizzo. Ed eccoli qua nei loro pacchettini. Uno è una crema contorno occhi, l'altro è un siero. E andiamo ad aprire il primo, perché in ordine vanno messi prima la crema contorno occhi e poi il siero. Allora, vado a mettere la crema, vedete che comunque si vedono i segni della stanchezza della giornata, le borse sotto gli occhi, ragazze, e anche un po' di zampe di gallina, le rughe d'espressione. Nonostante i miei 33 anni si cominciano a vedere, inizio a spalmare delicatamente in tutta la parte del contorno occhi, anche sopra. E fatto questo, vado avanti con il siero. Allora, ragazze, vi spiego un attimino: la crema riduce le occhiaie e fa da antirrughe. Mentre il siero riduce le zampe di gallina, le linee sottili, le borse sotto gli occhi e la pelle flaccida. È comunque un siero, ragazze, quindi è più potente. E ovviamente per avere risultati ottimali vanno usati in combo, quindi entrambi i prodotti, anche perché comunque il pacchettino arriva con entrambi i prodotti, è proprio un duo. Avete visto la consistenza del siero e adesso vado ad applicare il siero proprio sotto gli occhi, nella parte appunto del contorno occhi e vado a spalmarlo sia sotto che sopra. Ragazze, già con la crema il mio sguardo aveva un aspetto più fresco. Con il siero, ragazze, sembra che ci sia stato un miracolo, perché comunque considerate la stanchezza della giornata. Adesso vi faccio proprio vedere da vicino. Guardate proprio lo sguardo, proprio fresco. La parte sotto gli occhi risulta proprio stirata, levigata, veramente meraviglioso. Cioè, come primo utilizzo, fantastico. Andiamo a riporli al loro posto. Io in questi giorni andrò ad utilizzarli sia mattina che sera per poi dargli la mia personale recensione, come sempre veritiera. E siamo al giorno dopo, sembro una pazza scappata da un manicomio perché ho fatto lo shampoo e c'ho un effetto crespo allucinante. Ho messo la piastra a riscaldare a 230 gradi, sembra il forno, ragazzi, sembra che devo infornare una torta. Comunque vado di nuovo con il siero e qualche giorno, ragazze, che lo provo, scusate, non con il siero, con il contorno occhi con la crema. Ragazze, mi sto trovando benissimo, potete vedere proprio la parte sotto gli occhi appunto luminosa, stirata, levigata, mi ha veramente tolto qualche ruga, qualche linea sottile. Adesso sto andando ad applicare il siero, perché appunto sono un duo, una combo che va utilizzata insieme per avere un risultato ottimale. E adesso fatto questo, vedete, ragazze, il risultato. E adesso fatto questo vado a farmi la piastra perché l'intenzione è quella di uscire stamattina, quindi andrò a farmi le mie cosine a casa molto velocemente, quel che riesco a fare, e poi devo uscire. Per quanto riguarda il duo IMIM, trovate tutte le informazioni in info box e anche un bellissimo codice sconto attivo per voi, quindi andate a dare un'occhiata, troverete il link diretto allo shop. E vi lascio anche il codice sconto in info box.
Bellezze, io non so se valga lo stesso come motivazione, ma mi si è scaricato il cellulare, che è la mia videocamera praticamente. Non vi ho fatto vedere quello che sono andata a fare prima di uscire, ma vi faccio vedere almeno quello che ho fatto. Rifatto letto, ragazze. Lascio la stanza così, così entra il sole. Ho passato il Dyson in camera da letto, nei bagni, corridoio. Cucina, ho dato una sistemata random, raga. Nel lavandino non c'avevo già niente da ieri. Poi niente, raga, ho sistemato il divano. Almeno l'occhio con la sua parte, alla meno peggio. Ho aspirato il tappeto, ovviamente, perché essendo nero, altrimenti si vede tutto. Là c'è una scarpa che è rimasta là, adesso ve la andiamo a posare. Queste sono, ora ve le faccio vedere. La scarpa che ieri Fred ha comprato, queste qua però le vendono all'hard discount, ragazze, sono delle robe di K, ve le faccio vedere. E sono queste, a parte che il verde, cioè queste qua con questa parte in verde, si usano da morire, anche di altre marche, sono queste qua, ragazze, bianche, semplici, con scritto K, c'erano anche altri colori, ragazze, vedete, sono molto carine. Mi piacciono, anche perché lui non aveva scarpe chiare, quindi ci stava tutta. E queste qua mi sembra che le ha pagate 29,90. Adesso vi chiedo conferma e vi faccio sapere. Non ho ancora fatto i bagni, ho messo solamente la candeggina nei WC. Poi quando torno di pomeriggio devo fare i bagni e il bagno, perché quello piccolo effettivamente non l'abbiamo utilizzato, il bagno in camera, quello nostro. E devo spolverare la camera da letto, anche se ho già passato il Dyson, adesso cominciate quelle pignole con poi adesso ributti la polvere per terra dopo che è passato il Dyson, lo ripasso di nuovo, ragazzi, non ci vuole niente, una passata di Dyson veloce, ma la devo spolverare la camera da letto, perché ieri non l'ho fatto, io lo faccio ogni giorno, lo sapete, ieri non l'ho fatto e già oggi mi tocca, perché per me già è troppo, ma siccome devo uscire, quando dobbiamo uscire qualcosa dobbiamo tralasciare, amen, poi devo andare a stendere di pomeriggio una lavatrice che ho già messo e devo spolverare anche la scrivania di Gabriele, insomma tutto questo più tardi, adesso sto uscendo, vola farfallina, vola. Ragazzi, vi voglio fare vedere il mare di novembre, qui a Isola delle Femmine, ragazzi, è una favola, sarà congelata, perché sarà congelata, ma è bellissimo, guardate, c'è proprio increspata pochissimo, avete visto quanto è bello il mare, ragazze, c'è ancora chi non molla, c'erano persone abbronzatissime che non facevano il bagno, però stavano prendendo il sole. Io però sono con un maglioncino, ragazzi, cioè non è più tempo per me. Stanno facendo il bagno, sei sicura? Cosa? Sei sicura che non stanno facendo il bagno? Può essere che fra 5 minuti se lo fanno. Se lo stanno. Vero, no, ragazzi, ci sono due signore a mollo. Mamma mia, no, vabbè. No, io non ce la farei, ragazzi. È vera e verità. Cioè, dico, siamo a novembre. Le temperature sono ottime, però io sono freddolosa. Vi stavo dicendo, stiamo andando da Piazza Italia perché qualche settimana fa ho visto un pantalone che mi piaceva, un po' più elegantuccio, visto che adesso si avvicina comunque il periodo delle feste, modello sigaretta, era carino, mi piaceva, ho detto la prossima volta lo prendo, è stato quando ho preso i vestiti dei bambini, che vi ho fatto vedere i vestiti dei bambini, adesso gli ho detto andiamo da Piazza Italia e mi prendo questo pantalone perché mi è piaciuto. Comunque mi serve un pantalone più elegantuccio. Sto andando dalla macchina perché ve lo devo fare vedere. Io ve lo devo fare vedere. Sto andando verso la spiaggia. Ragazzi, ci sono persone in acqua. Novembre.
Novembre. Tu che ne prendi? O ci sono veramente persone che fanatici. fanatici, sì, che proprio gli piace il mare fino alla fine, se lo devono godere proprio fino alla fine. Io, sa perché ho i bambini, io mi stresso. Te l'ho detto anche questa, a parte che porto la pressione bassa e sono un cadavere d'estate, ma poi proprio mi stresso, io non mi vado a rilassare, la cintura, non mi vado a rilassare con i bambini a mare, mi vado a suicidare, quindi magari quando saranno più grandi, ma non credo proprio che sarò come queste persone che tipo fino a novembre vanno a fare il bagno. Ma poi mi chiedo io, queste persone che stanno tu già ridi, 3 mesi l'anno a mare, al mare, e continuano fino a novembre, 3 mesi, a novembre sono da 5. già su 5 mesi, già sono 5 mesi a novembre. Ma che mestiere fa? Non lavorano, cioè non lo capisco io. Pulizia non ne fanno, figli non ne hanno, figli penso forse non lo so, o li hanno grandi e quindi comunque sono più liberi. Boh, ragazze, veramente. Cioè io sembra, la mia vita sembra un puzzle, fare incastrare i pezzi e ogni giorno divento mezza pazza. Va bene, andiamo da Piazza Italia. Allora tesori, siamo da Piazza Italia. Io ho preso il pantalone in questione, ne ho presi due paia. Uno è taglia 42 perché è la mia taglia, e un altro è la taglia 40 perché ultimamente ho perso qualche chiletto e quindi voglio vedere quale mi sta meglio. Questa qua è la 42, ragazze, e credo proprio che sia larga, cioè in vita è comoda, però mi fa tante pieghe, se notate. Adesso vi faccio vedere meglio, vedete? Ci sono tante tante pieghe. Questa è la taglia 40 e credo proprio che sia la mia, stranamente. Ci sono ancora un pochino di pieghe sul davanti, però dietro, ragazze, e comunque anche sulle cosce mi fasciano meglio. Quindi, ragazze, una 40! Wow! Ragazze, come al solito non sono più riuscita a vloggare, siamo arrivati alla sera, sono le 22, mancano 5 minuti alle 22, ho messo a letto i bambini, ragazze, ho detto in modo che così sono più tranquilla per farvi vedere le cose che ho comprato, anche se già le avete viste. Sono riuscita a prendere una taglia 40, ragazze, ma dove ce l'ha messo? Cioè, me l'aspettavo completamente. A volte, ragazze, stare in movimento, anche per cose non belle, come il fatto che comunque mio papà è stato male, quindi ci siamo stati dietro, comunque quasi dice fare a Billy, tra virgolette, nel senso, traduzione amore, fare a Billy in italiano, cioè non c'è la traduzione, farsi il sangue amaro, comunque, avete capito? Mi ha fatto dimagrire, infatti, guardate che ho dovuto mettere un anellino qua perché mi cade tutto, sia fede che anello. Quindi, diciamo, dieta forzata, ma nemmeno perché mangio, ragazze. Anzi, forse mangio di più di come mangiavo prima perché mi sfogo sul mangiare. Però ho perso qualche chilo, che poi con la bilancia sono sempre uguale, c'è cioè proprio qualche chilo, sono tipo come sgonfiata. Va bene, niente. A sto giro è 40, al prossimo è 44, per come sto mangiando. Vi faccio rivedere la fantasia, avete visto, è questa qua, molto belli, è appunto per questi giorni che verranno di festività, diciamo, più soft, come ad esempio l'Immacolata, comunque, o anche la domenica. Questi qua, questi pagati, ragazze, 22,99. E avevo un buono sconto di prima, di quando ho comprato questi dei bambini, e infatti meno 10 euro comunque. E poi sono andata a prendere le scarpe. Le scarpe, ragazze, ci sono rimasta contentissima, veramente, come sono in garbo io. Contentissima, questo modello tipo da uomo
sono lucide, quindi comunque eleganti. Sono comode, ragazze, comode, perché io correre dietro a mia figlia di 2 anni con le scarpe col tacco, anche no. E quindi basse, comode, eleganti, stanno bene col pantalone a sigaretta, ma anche con una gonna o con un altro tipo di pantalone. E quindi ho voluto prendere questa. Queste qua pagate 24,99. E qua non mi hanno tolto niente, cioè, o meglio, mi hanno tolto 10 euro in tutto il conto. E queste qua sono le cose che ho preso da Piazza Italia. Poi ho fatto un giro dei cinesi al volo questo pomeriggio perché mi serviva una cesta. Perché, come vi dico sempre, io la mattina lascio un caos perché, nonostante mi porto avanti la sera prima a preparare i vestiti dei bambini, zaini, eccetera, eccetera, e poi la mattina inizio a lanciare pigiami, ad esempio la maglietta del pigiama qua, il pantalone del pigiama là, dici, ma perché non li vesti tutti e due nello stesso punto? No, perché la piccola mi scappa, quindi la maglietta gliela tolgo vicino al divano, il pantalone gliela tolgo vicino al tavolo della cucina, una pantofola qua, una pantofola là. Ho detto, ma serve una cesta? Cioè, nella mia mente mi sono organizzata l'ordine, diciamo così, serve una cesta dove io poi raccatto tutte queste cose, o comunque le vado lanciando nella cesta se riesco la mattina, o comunque poi le rimetto là e io poi mi faccio il giro della casa con la cesta, faccio vedere, con la cesta e vado a posare tutte le cose, le cosine che sono in giro, come ad esempio la spazzola che magari rimane in cucina, poi devo prendere tutte queste cose, ci vogliono 100.000 mani, tipo un polpo, un polipo, un polpo, come lo chiamate, e quindi cesta. E ho preso questa qua piccolina, c'era più grande, mi hanno detto non mi serve più grande, mi basta così. E quindi ho preso questa qua. Domani mattina vi saprò dire, nel prossimo video vi saprò dire come mi trovo con questo metodo. Poi ho preso, che l'ho visto in tantissimi video, anche in tantissimi TikTok, e l'avrete visto anche voi, il portasapone, quello così, col vestitino, il busto da donna. È carinissimo, io avevo visto su Amazon perché non sapevo dove trovarlo, dai cinesi ragazzi, dai cinesi. Perché era da tanto che non andavo dai cinesi. Scusatemi da starnutire. Niente, è fallito. E su Amazon era prezzato 9,90. Meno male che non l'ho preso, ragazzi, perché dai cinesi l'ho trovato a 3 euro. È questo qua, guardate che carina. È carinissima, penso che l'avrete visto ovunque. Già ci ho messo il sapone dei piatti. Poi ho preso 3 di questi ordinette che mi servono per i comodini. E li ho abbinati così, uno in verde vintage, che non rende proprio nella videocamera, sto bene, vediamo se lo giro. Sì, adesso sì. È verde vintage e gli altri due sono rosa. E questi qua ci voglio andare a sistemare l'intimo. Poi un altro giro, vediamo se ne prendo ancora per il comodo di mio marito o anche per quello di Gabriele. E poi sono andata a prendere una cosa carinissima che ho visto alla fine. Pagato 6,50 euro, c'è anche il prezzo ancora. I centrini per il trittico della camera da letto, quindi comò e comodini. Lo apriamo insieme perché io l'ho già visto là aperto, ma a casa ancora non l'avevo spacchettato. Lei me l'ha fatto vedere aperto, la signora, che volevo capire. Sono carinissimi, raga. Rosa. Io già c'ho il copriletto con rosa. Adesso viene l'inverno e d'inverno non ci posso credere. Tu ridi. C'è Scilla che piange, non so se l'avete sentita. Vieni, vieni. No, tu adesso, tu ti fai il video con me, basta. Ah, si è fatta pure il bagnetto ieri. Ah, poi, questa è quella che piange sempre. Stavamo dicendo, vieni qua, fai vedere il centrino, che ho già il copriletto con rosa, poi adesso viene l'inverno, a me piace tantissimo mettere i centrini d'inverno, d'estate li tolgo, anche proprio per praticità, mi sembra che portano, non so, più calorie, più polvere. No, ti stai qua adesso, così piangi qua, se vuoi piangere piangi qua. E quindi ci sono i due, così, e quello più lungo, dove stai andando? Ti devi stare qua, qua. Qua, con me, con me. È quello più lungo che è quello del comò. È sceso il cane. Niente, ragazze, mi sa che devo andarla a lavare però, perché vedo che c'è una macchietta. Adesso è stato magari
col nasino di Scilla, non lo so, ma non penso. Boh, comunque domani vediamo. Comunque, se si devono lavare, se non lavare a mano, questi sono delicati, c'è tutta la parte così. Sono centrini moderni. Prima avevamo quelli della nonna fatti proprio all'uncinetto. Sapete quanti ne ho io, che mia madre mi ha dato di corredo. E ancora mi dice parolacce dietro. Parolacce no, però. Quasi, perché non li metto. Perché per me sono antichi, ormai non ci sono più. Però sono belli, dipende che cosa. Qualcuno mi piace e lo metto. Tipo, ad esempio, ne ho uno per la cucina che ha forma di caramella, fatto proprio all'uncinetto, all'antica, ed è il color salmone. Questo qua, forse nei vecchi video me l'avete visto, perché questo qua mi piace, però quelli bianchi, ragazza, non lo so, ma non ci mettiamo un fondo sotto, non mi piacciono più. Vedo un coniglio, ragazza, che sta saltando qua, non si capisce, sembriamo allo zoo. Va bene, io questo video lo chiudo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ragazze, per tutte le informazioni sui prodotti IMIM trovate tutto in info box. Io ve li straconsiglio, veramente, ragazze, sono 2 o 3 giorni adesso che li provo. Siamo arrivati alla sera e comunque l'aspetto dei miei occhi è di una pelle completamente stirata. Sembra che mi abbiano messo 2 mollette qua o 2 cerotti. Veramente fantastici. E niente, vi mando un grosso bacio, come sempre se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, e per chi è nuovo, se vi piace la tipologia di vlog di vita quotidiana reale e di pulizie motivazionali, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Ci vediamo presto!